Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale, nelle sedute dell'11 e 12 dicembre, con il dibattito generale ha iniziato l'esame dell'assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012. Sentiamo i relatori. Luca Pedrale, Popolo della Libertà. Nonostante i continui minori trasferimenti che riceviamo dallo Stato centrale, la Regione Piemonte è riuscita ancora a dare i servizi essenziali ai cittadini, in particolare per quanto riguarda la sanità e l'assistenza, e anche a trovare le risorse per il settore della cultura. Stefano Lepri, Partito Democratico. La Giunta Cotta è un po' come il signor Tentenna, non decide mai. Da 2 anni e mezzo dice che ci sono gli sprechi, però ogni anno chiudiamo il bilancio con più debiti, con più mutui e senza un'idea precisa del futuro. Io credo che questa giunta debba decidere, o se no è meglio che vada a casa. Sono 452 in Piemonte i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica. Di questi, 140 sono assistiti a domicilio con particolari apparecchiature. Di SLA si è parlato nella seduta straordinaria dedicata anche ad altre patologie neuromuscolari invalidanti. Francesco Toselli, Popolo della Libertà. La mia proposta è quella di realizzare sull'intero territorio regionale la casa del ventilato in reparti di strutture ospedaliere dismesse o nelle case di riposo per dare una dignità ai malati. Nino Boeti, Partito Democratico. Nella passata legislatura è stato impostato l'utilizzo gratuito e l'acquisto da parte delle famiglie dei comunicatori. Abbiamo impostato e poi finanziato un assegno di cura, un percorso che è stato riconosciuto di straordinaria importanza a livello nazionale. Studenti consiglieri per un giorno, grazie a Ragazzi in Aula, giunto alla 15ª edizione, gli allievi delle scuole piemontesi possono presentare proposte di legge che vengono poi discusse e votate da loro stessi in aula. Tra le proposte approvate, quelle sulla campagna di comunicazione di cure palliative e terapia del dolore, sugli interventi a sostegno del benessere psicologico dei minori affetti da patologie gravi delle loro famiglie durante il ricovero ospedaliero e per l'istituzione del Consiglio regionale dei ragazzi e delle ragazze. Tra il pubblico di questa edizione anche 6 studenti, un insegnante e il presidente di un quartiere del comune di Timisoara in Romania, dove nel 2011 è nato, prendendo spunto da Ragazzi in Aula, Tineri de Sid, i ragazzi decidono. Una sorta di Erasmus militare ante litteram. Potrebbe essere definito così il viaggio al centro del racconto, dell'utilité e dell'importance de voyage dans son propre pays, scritto nel 700 da Spirito Benedetto Nicolis di Robilan e conservato all'Archivio di Stato. La ristampa integrale del volume, promosso dal Consiglio regionale, è stata presentata a Palazzo Lascaris. È tutto per questo appuntamento. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.